Amici di Valganna Info, questa volta raccontiamo un'altra storia vecchia di quasi 100 anni. Siamo alla fine della Prima Guerra Mondiale e il comune di Gallarate decide, con l'aiuto di una grande benefattrice dal nome Enrica Maino, di costruire una casa colonica presso il Monte La Nave a Cugliate Fabiasco. Il piccolo paese, situato in Val Marchirolo, si ritrovò in poco tempo una struttura completamente dedicata ai bambini orfani e bisognosi di affetto. Tra le poche storie che mi hanno raccontato, una è particolare. Pare che durante la Prima Guerra Mondiale, in una casetta a lato della colonia, abitassero due presunti botanici tedeschi. Facevano degli esperimenti e pagavano bene i lavori che li si faceva per loro. Peccato però che in realtà erano delle spie, con l'ordine di controllare il territorio e verificarne le reali possibilità di passaggio di truppe in caso di conflitto. Ma la storia che vogliamo raccontare oggi è ben diversa, anche se accade proprio sul finire della Seconda Guerra Mondiale. Accade che in quel periodo tumultuoso tanti bambini e bambine si ritrovarono orfani di guerra o, nei casi peggiori, perseguiti per le loro idee politiche. O forse è meglio dire per le idee politiche dei loro genitori. In quel tempo operava alacremente un parroco dal nome Don Natale Motta. Lui si prese sulle spalle l'incarico di fare in modo che i bambini potessero sfuggire a questa triste realtà e che allo stesso tempo potessero imparare con lo studio. Ecco quindi che alla colonia Maino arrivarono delle maestrine per insegnare ai bambini. Valganna Info ne ha trovata una. Si chiama Fusignani Bianca Maria e ci ha raccontato la sua storia. Allora, 13 luglio 2012, oggi, sono passati tantissimi anni e lei mi stava raccontando che veniva qui nel 1946. Esatto, il giorno sono venuta a San Paolo il giorno dell'Immacolata del 1946. Che faceva la maestrina qui per i ragazzi. E ho incominciato a prendere, sì, la terza elementare con una 60 di ragazzi. Quindi una maestra, 60 bambini. Sì, giusto? Perché poi c'era la signora Poggio che aveva la quinta, un'altra signorina che faceva la prima e la seconda, giù nella casetta che adesso fa da portineria. Allora, noi siamo, per spiegare a chi non è della zona, siamo in Val Marchirolo, siamo sopra Cugliate a circa 800 metri c'è la colonia Maino. E la signora Bianca Maria partiva da Marzio, che è la montagna di fronte, a piedi, giusto? Mi portavo al Belvedere, scendevo a Marchirolo, attraversavo la provincia, risalivo, arrivavo alla chiesetta di San Paolo e poi un tratto ero qui. Tutto a piedi. Partivo alle 7 da casa, 9 circa ero qui e mi aspettava la mia famiglia. Quindi 2 ore a piedi, questo anche per fare ricordare. Infatti cosa voleva dire. Le ginocchia me lo ricordo. Anche per far ricordare soprattutto oggi cosa voleva dire una volta la parola sacrifici. Adesso, se non abbiamo tutto pronto con l'autobus che ci porta davanti alla scuola, al posto di lavoro, ci si lamenta. Però mi diceva che d'inverno un po' la corciava. D'inverno c'era la neve. Allora, a piedi da Marzio a Ghirla, sì, il tramvino da Ghirla a Cugliate e poi la risalita. Un inverno, dopo le vacanze invernali, sarà stato il 6 di gennaio su per giù, ho preso una strada battuta da Cugliate
credendo fosse il sentiero. E invece era una strada battuta dai cacciatori, quindi arrivava fino a metà montagna. Allora facevo un passo avanti e portavo la mia borsa alla cartella, un passo indietro a riprendere la cartella, finché invece di trovarmi davanti alla colonia mi sono trovata davanti alla chiesa di San Paolo. Quando sono arrivata là, però non sono favole, sono cose vere. Vabbè, certo. Io stessa raccontandole e ricordandole mi sembra che non sia vero, che non sia stata io. Che non sia successo neanche. A fare queste cose. Veramente, veramente, veramente. Ha un ricordo particolare che magari vuol lasciare così, che gli passa per la testa riguardo alla colonia Maino? Quando veniva qui, se gli viene in mente qualcosa. Sono talmente tanti i ricordi perché, ecco, mi ricordo, e quello succedeva quasi ogni giorno, perché il direttore, il padre Martini, che era padre qui col cappellano Silvio Menotti di Viconago, con le due maestre facevamo una piccola colazione qui nella saletta. Quando uscivamo avevamo tutti i bambini con le mani tese, perché se era avanzato un pezzetto di pane, un frutto, e non sapevamo a chi darlo. Cose che oggi sono quasi, penso, fantascienza. Io penso. E quando Don Natale ha deciso di fare la cresima ai bambini e non aveva da vestirli, allora noi maestri abbiamo portato una cosa, l'altra, perché venivano le autorità da Varese, dovevano essere anche vestiti un po', perché i genitori o non c'erano o non se ne interessava. Poi una cosa che mi ha, quando Don Natale appunto aveva queste tre maestrine, che eravamo noi, fresche di studio ma senza possibilità di concorso, la scuola era privata, quindi lui poteva darci solo da mangiare e forse 500 lire. E noi abbiamo accettato ben volentieri. Lui però aveva come un rincrescimento di far perdere gli anni a questi giovani maestri, per cui si è dato da fare, è andato a Roma per rendere almeno la scuola parificata, se non che l'hanno resa statale. Allora tutte le maestre del circondario dicevano a noi: siete andate su, non troverete neanche marito, ci si è sposate prima di loro. Allora sì, allora era ambito venire su, perché allora la scuola era statale. Infatti questi miei 3 anni che sono rimasta qui mi sono giovati per entrare in un ruolo transitorio, che poi... E si è anche sposata poi. Certo, con un giovane che era qui, che portava il riso da Cugliate sulle spalle per questi bambini. Va bene, noi facciamo un po' un appello che chiunque conosca qualcosa di questa storia della colonia Maino, o magari aveva qualche papà o parente o mamma che passate di qui, che ha fatto qualche periodo in colonia anche come bambino, se vuole può scrivere sul sito valganna.info e farci sapere, per raccogliere sempre più testimonianze. Io la ringrazio, è stato un piacere di essere venuta qui è oggi. Stato un piacere, anche se però l'ho fatto per ricordare. Sono emozionato anch'io che io sono del 70. 46, 46.